Ciao a tutti cetriolini, bentornati in questo nuovo video. Io sono Alex Cetriolo e oggi siamo in un video molto particolare. Per la prima volta faccio un video su Genshin Impact perché ci sto giocando da un po' di tempo. E oggi sono qui per pullare Utao. Ho con me 200 desideri o wish. Vorrei prendermi di sicuro Utao. La staff of Roma e se possibile anche la sua C1. Anche Yelan sarebbe un'ottima scelta, però è da settembre che voglio Tao. Mi sono anche comprato il suo costume. Non metto il cappello o la parrucca perché banalmente con le cuffie è un po' un casino. Tra l'altro volevo farvi notare una cosa molto bella, che io non ho 5 stelle, cioè a parte Jin, sono ad AR53. E quindi non ho mai vinto un 50-50 in tutta la mia vita, poiché di 5 stelle l'unico che ho è Jin. Altra cosa molto importante, sono a 72 di piti. Ed è da settembre che sto appunto tenendo da parte tutti i miei risparmi. Ho speso 10 pull per Eizo, che mi è andata molto di fortuna, perché l'ho trovato subito. E poi non sono del tutto free to play, in quanto ho preso per due volte la benedizione lunare del firmamento. E in più ho preso l'offerta da 1 euro, perché costava 1 euro, quindi ok. Quindi sono abbastanza sicuro che nelle prossime 10 pull troverò Utao, perché ho il 97% di possibilità di trovarlo nel 10 pull. Ed inoltre, tra i 4 stelle, mi manca Ningguang, quindi mi va bene trovarlo. E se possibile, costellare anche Beidou e Xingqiu non sarebbe male. Quindi, 3, 2, 1. Ok, e ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo. Allora, 73, 74, Beidou, 76, che bello, ah, che bello, era un botto che aspettavo questo momento. Tra l'altro io adesso sono anche con l'influenza, anche se magari non si vede, però è molto emozionante questo momento. Utah, ce l'abbiamo. Vabbè, anche vedo, sì, che la C1 non è affatto male. Ma noi vogliamo lei. Oh, che bello! Dopo la potenziamo e tutto il resto. Non riesco a maxarla già del tutto, però ho farmato già un po' di robetta. E quindi adesso puntiamo alla sua arma. Ok. Ah, wow, Shanling. Bene, non l'ho mai trovata perché l'unica Shanling che ho era quella gratuita. E la trovo nel banner d'armi. Va bene. Ok. Ci può stare. Dai. Ah, tra l'altro nel banner armi sono solo a 5 di PT, adesso 25. Rust, ok. Allora, anche il Dragon's Bane non sarebbe male, perché funziona comunque su Tao, però la Staff of Oma ha una marcia in più rispetto al resto. Ed è innegabile. Ok. Dicevo l'influenza. Ah, eccolo qua, la scacciadraghi. Bene. Non è proprio quello che voglio, ma intanto una nuova arma che non fa mai male. Lo abbastanza per scontato che troverò quel che cerco, giusto? Secondo me, nei prossimi 10 pull c'è ciò che voglio. No, che pizza!
Allora è per forza nei prossimi 10 call. Per forza. Bennett, wow. A me mancava Bennett. Wow, GG, l'ho trovato qua, che bello. Ok, sono contento per questi 10 ball. Va bene. Dai. Dai, qua c'è per forza. Qua c'è per forza. Qua c'è. Ok. Staffo bomba. Noel. Va bene. Prego, non l'acqua simulacra, ti prego. Sì, che goduria. Ah, molto bella questa sensazione, soprattutto a pullare dopo un botto di tempo che non facevo nulla. Adesso 140 pull. Non è detto che riesco a trovare la C1 di Utao, ma è possibile. Non ho mai vinto un 50-50 in quanto avevo solo Jin. Però questa sarà la volta buona che lo vinco. Quindi sono fiducioso. Ci sta, va bene. Beh, a dire il vero, nel Banner Army non mi sarebbe dispiaciuta neanche la spada di Favonius, che però non ho provato, ma vabbè. Vedo, ok. Vorrei trovare Ningguang. E Xingqiu anche. Ah. Vabbè. Non mi interessava in generale. Comunque sì, sto trovando le armi nel banner dei personaggi e viceversa. Ma ok. Ah, eccola qua, Ningguang, perfetto. È un nuovo personaggio. Ce l'abbiamo. 110 pull. Ah, eccolo qua, Xingqiu. Perfetto. E ho la C3 di Xingqiu adesso, perché avevo già la C2. Ma arrivare alla C4 non mi dispiacerebbe. E niente. Ok, un altro Beidou. Quindi C2. No. C3. Sì. 90 pull. Ok, non c'è ancora il 5 stelle. Allora, io vorrei la C1 di Utao. Se proprio dovesse andarmi male, ma non mi andrà male, una Mona comunque non mi va bene, non mi dispiace. Comunque non mi andrà male. Non sto contando quanti pull ho fatto, però. Aspetta, ero 140, adesso siamo 80. Ok, vuol dire che il prossimo, probabilmente, o quello dopo, esce il 5 stelle. Xingqiu C4, perfetto, che è quel che volevo. Ningguang C1, che non so cosa faccia minimamente. Ok, perfetto, 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 perfetto. Utao C1, ti prego, 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 Utao C1, ti prego. 50% di possibilità. Ti prego. Perfetto, 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 perfetto. È merito del cosplay, è merito del cosplay, ovviamente. Ma
Cosa mi state dicendo? Non ci credo. Non ho parole. Non ho parole. Mi si è anche incastrato il costume sotto la sedia. Ok. Non ho parole. Non ho parole. C2 di Utao così. E anche Sincho. Io non so che dire. Io non so che dire. Io non so che dire. Non so che dire. Non ho parole. Che... Mi sono rimasti 60 pull. Vediamo se trovo qualcosa anche qua. Così, tanto per. Questo per rendere più spicy il video. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Ci può stare. Vabbè. Io boh, sono. Non so che dire. Davvero, no, non so cosa dire. Non so cosa dire. Ho trovato 2 Utao. Lasci uno, ce l'abbiamo. Lasci 2. Anche non è per niente male. Manufatti. Adesso glieli mettiamo. Non ho manufatti perfetti, ma buoni dovrei averli. Ok, armi. Ovviamente. Ovviamente. E la potenziamo. No, mi mancano sti cosi. Per ora magari la lascio all'ultimo. Perché sennò poi non riesco a livellare gli altri. No, mi mancano sti cosi. Adesso abbiamo livellato tutti i suoi artefatti. Ti devo dire, non mi dispiace. Attributi, vediamo un po'. Tasso critico 45%, danni critico 143. Non è proprio il punto a cui volevo arrivare, ma ci può stare, assolutamente. Ricarica energetica 126, che non interessa poi troppo. Resistenza da Pyro 60, cioè bonus danni Pyro 61%, 5. Che non è per niente male. 29.000 HP, attacco 1308, difesa 705, maestria elementare 175. Adesso voglio vedere un attimo come work. Allora, ho sbagliato tutto, ma non importa. Era giusto per abbassarmi un po' la vita, ovviamente. Non ci credo. Non ci credo. Ok, non faccio danni assurdi, come altre persone riescono a fare. Ma per me è tanta roba. Mi sono dimenticato una cosa, i talenti. Devo farmarmi i fiorellini tattici. Tra l'altro, adesso che ho trovato... Cioè, che ho preso quei 2... Bull, voglio provare a trovare qualcosa anche qua. Che sia anche solo un 4 stelle. Ti prego, no? Sì, ok, dai. No, perché Shinien? Comunque i talenti sono riuscito a portarli tutti al 4. Devo farmarmi vari fiorellini tattici. E pian piano la porterò su. Come anche il suo livello 70, che è un po' bassino. Allora, in realtà è passato un po' di tempo da prima. Perché ho deciso di fare una pazzata. Adesso ho 65 pull. Quindi sarei tentato
di prenderne 10 qua e vedere se riusciamo a prenderci l'anno a sto punto. Ok, andiamo. Mi stavo dimenticando di mettere il microfono nel punto giusto. Vedo C4. Potrei farmi Sincho C6 potenzialmente. Ah, va bene. Oh wow. Me lo dici così? A 30 dpt circa? Non so esattamente quanto, 34 forse. No, vabbè, non ho parole! 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 Wow! E anche Ninguan. Wow! Mi sento più che soddisfatto, non so che altro dire. Niente Sincho C6, ma va bene. E poi abbiamo la nostra carissima Yelan, che non so come buildare minimamente, perché non era nei piani, perlomeno non inizialmente. Io non l'ho, cioè, ho seriamente trovato tre Wu Tao, una Yelan e la Staff of Oma. Sono stato strafortunato. Scusate, sono troppo emozionato. Beh, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un bel like e un'iscrizione, un'attivazione di campanella va sempre bene. E noi ci vediamo nella prossima puntata.